Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, ancora un video di recensione, questa volta di tre prodotti di un unico brand. Allora, questo brand io l'ho conosciuto attraverso un acquisto fatto, se non erro, da Yamamay quest'estate o durante saldi, ora non mi ricordo, in cui come questo marchio, che sarebbe il marchio Barò, si faceva pubblicità attraverso un buono spendibile sul sito. E ne ho approfittato in quell'occasione e ho preso delle cose. In questo video vi faccio vedere tre dei quattro prodotti che ho preso. L'altro è una maschera viso in tessuto che non ho ancora utilizzato. Appena la utilizzerò vi farò sapere. Allora, questo marchio è un marchio italiano biologico. Utilizza l'uva che si fa l'uva e il mosto, si fa il vino, il Barò? Io non mi ricordo più, comunque giù nell'info box, non sono intenditrice di vino, comunque giù nell'info box vi lascio il link al sito, così se siete incuriosite potete andare a vedere il sito e farvi un po' un'idea. Io i prodotti li ho trovati veramente di ottima qualità, dal sito potete vedere che i prezzi sono leggermente un po' più alti rispetto ai miei acquisti soliti. Però il marchio fa sempre delle buone offerte ed è facile riuscire a provare dei prodotti che di contro hanno un prezzo un pochino troppo elevato. Primo prodotto di cui voglio parlare è questo. Questo è un siero illuminante antimacchia per pelli spente con discromie cutanee, con estratti di semi di uva biologica coltivati a Barolo e Azamide. Il siero illuminante antimacchie Barò nasce per correggere macchie cutanee e colorito disomogeneo, illuminando il viso. Formulato con azamide, sostanza funzionale delicata e rispettosa della cute, modula la produzione di melanina uniformando l'incarnato e attenuando le discromie cutanee. La texture setosa a rapido assorbimento è arricchita con un complesso di polvere di diamante per un look radioso fin dalla prima applicazione. La pelle appare da subito idratata e levicata, naturalmente più luminosa e compatta. Usato regolarmente, corregge le macchie e ne previene la formazione. Applicare quotidianamente sul viso, collo, décolleté, perfettamente detersi prima della crema viso. È una confezione da 30 ml ed ha la pompettina erogatrice così. Ora ne tiro fuori giusto un pochino per non sprecarla perché io adoro questo prodotto ed è bellissimo. Non so se si riesce a vedere, ma è un siero lattiginoso, morbido, 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 molto profumato. Io lo utilizzo prima della crema viso, che è anche una crema dello stesso marchio che dopo vi recensisco. E ovviamente con il viso completamente deterso utilizzo un contorno occhi, poi applico questo prodotto sull'intero viso, si assorbe nel giro di un nanosecondo, utilizzo una sola spompettata e la metto leggermente sul viso e poi vado a fare questo tipo di movimento di modo tale da iniziare anche da riattivare la circolazione e il prodotto risulta subito ben assorbito dalla pelle perché non è un prodotto pesante, è un siero, quindi un prodotto molto leggero. Lascia subito un incarnato luminoso fin dalle prime applicazioni, come abbiamo letto anche nella descrizione. Gli effetti antimacchia sono ovviamente non si vedono subito dalle prime applicazioni, ma con un uso costante del prodotto e un'ulteriore protezione, quale dopo la crema viso mettere sicuramente se si esce di giorno una protezione solare. Io in questo momento sto usando una della Nivea da 30 SPF 30 perché siamo in inverno e il sole è veramente poco e di solito è sempre grigio, però la metto. Quindi con un uso costante di un siero del genere e di un prodotto con schermo, io avevo delle macchiette bruttissime qua sul labbro, come se fossero i baffetti, ma io non ho baffetti neanche peluria, e ho delle macchioline in questa zona che sono più che altro delle lentiggini un po', proprio delle macchie di pelle, lentiggini un po' più larghe.
Io inizio a vedere dopo, vediamo un attimo, forse questo prodotto inizia ad utilizzarlo a ottobre, siamo a gennaio, quindi dopo un tot di applicazione e di lavoro di copertura del viso dopo, ora inizio a vedere un pochino i risultati. Le macchiette qui sul labbro, che erano quelle più giovani perché le avevo da un paio d'anni, subito sono andate via. Ora un po' di fondotinta, però ce l'ho da stamattina alle 8, sono le 8. Fondotinta è un parolone. Comunque, queste macchiette qua non le vedo più, ho ancora queste qui, ma le vedo molto, molto più chiare e meno deturpanti rispetto a come erano prima dell'inizio del trattamento. Comunque, avevo già utilizzato un prodotto antimacchia qualche anno fa, forse della Bionique, ma non ho avuto lo stesso effetto illuminante e radiosità che mi dà questo prodotto, quindi mi piace tantissimo. Prodotto di idratazione liquida della Barò, questo che si chiama Fresca Essenza Idratante dissetante senza filtri solari con estratti di semi d'uva biologica coltivata a Barolo e bacche di goji. La fresca essenza idratante Barò con acqua di tiglio, kiwi, fiori d'arancia è una vera e propria bevanda dissetante che dona un immediato sollievo alla pelle accaldata con bacche di goji rivitalizzanti. Vaporizzare su tutto il corpo per un'immediata sensazione di freschezza. Non contiene filtri solari. Allora, è un prodotto da 150 ml. Normalmente lo utilizzo dopo aver fatto la mia skincare, quella profonda, quindi con scrub, maschere, eccetera. Prima di passare alla fase di idratazione profonda, quale può essere il cremozzo, il contorno occhi, eccetera, spruzzo 2-3 vaporizzate di questo prodotto che è profumatissimo su tutto il viso, lo lascio assorbire, lo lascio che si assorba almeno per, diciamo, lo lascio agire un'oretta e dopo mi idrato la pelle. Quindi inizio a riequilibrare la mia pelle prima con un prodotto più leggero ma comunque molto idratante e poi utilizzo la crema. Di modo tale che dopo averla detersa in modo approfondito con la maschera si riequilibri piano piano e poi si vada a idratare anche con la crema. Lo utilizzo anche se la sera non ho voglia di fare skincare serale, quindi mettermi il cremozzo. Torno, mi vedo un film, faccio un po' più tardi, eccetera, mi strucco troppo tardi, non ce la posso proprio fare a farmi la skincare notturna. Vado, spruzzo questa e me ne vado a letto nel giro di 3, 2, 1, morta. Oppure l'altro giorno il mio compagno si era fatto la doccia, aveva la pelle veramente disidratata, si vedevano le pellicine qui. Gli ho detto fermo là, non ti muovere, chiudi il naso che ti spruzzo. Ed è stato, gli ho lasciato un bell'effetto wow sul viso. È un prodotto sì da tenere lì sulla vanity all'occorrenza andare e spruzzare. Mi è piaciuto anche questo molto. Ultimo prodotto per questa recensione, ora muoio, ancora ovviamente Barò, questa è la crema viso con estratti di semi d'uva biologica coltivata a Barolo, faccia, crema multiattiva rigenerante. La crema viso multiattiva rigenerante Barò è adatta ad ogni tipo di pelle, grazie alla sua delicata formulazione ideale come base per il make-up. Può essere applicata ogni momento della giornata, non unge, verissimo, anche se è un bel cremozzo, bello importante. Un uso costante favorisce la microcircolazione e l'ossigenazione cellulare, rendendo la pelle più luminosa, tonica e elastica. Mentre i polifenoli estratti dai semi d'uva bio di Barolo contrastano l'effetto dei radicali liberi, combattendo rughe e segni di espressione. Non applicare, ok, nel contorno occhi. Cosa che mi è piaciuta molto è da 100 ml, di solito le creme viso sono da 50. Sì che questo marchio ha un valore economico più alto, ma di contro, se non erro, questa crema doveva stare intorno alle 40-50 euro, se non erro, ora non mi ricordo perfettamente. Però è da 100 ml, non è da 50 come tutte le creme viso in commercio. È un prodotto bello,
consistente, ora ve lo faccio vedere, ha un buonissimo profumo come tutti i prodotti di questo marchio, mi è piaciuto veramente tanto. Questo è il cremozzo, è come se ci fosse della, vediamo se c'è, sì, c'è della glicerina, la sente come secondo ingrediente nell'inci. Questa glicerina cosa fa? Dà questo effetto idratante che lascia sul viso questa protezione e fa in modo che i principi nutritivi della crema non evaporino ma rimangono ben adesi al viso per poter essere assorbite. E in più ovviamente l'effetto della glicerina cosa fa? Distende un po' i tratti ed lascia questa sensazione morbida sulla pelle, non ostruisce i pori assolutamente. Io qua ieri mi è uscito l'altro ieri un brufolacchio, ma perché sono nel periodo femminile e quindi non fa testo. Nelle settimane precedenti in cui utilizzavo questo prodotto e ovviamente truccavo il mio viso eccetera, non ho avuto problemi di brufoli eccetera, solo questo, ma ripeto è un periodo particolare del mese femminile. Per il resto è una crema eccellente, idrata, protegge, è ottima come base. Normalmente utilizzo il siero, poi metto il cremozzo, poi metto la crema solare, base trucco, fondotinta e spray fissante. Io ho tanti strati, ma nessuno cozza l'uno con l'altro, il mio make-up rimane sul viso per tutta la giornata. Come stavo dicendo prima, io mi sono truccata stamattina che erano le 8 e mezza su per giù, ora sono le 19, non so se si vede, e 31. Ho il viso opaco, ho il viso con ancora un po' di fondotinta, io lo vedo perché è abbastanza uniforme il mio viso, anche se ho tenuto la mascherina, qui non ho stacchi strani, non ho rifatto il make up, se non ho passato solo una veletta di quelle assorbisebo sul naso e sulla fronte, ma io non ho stacchi, cioè la mascherina anche con tutti questi strati non ha dissolto il tutto. Quindi questa crema, anche se è bella pesante, non mi va a contrasto, come stavo dicendo, con tutto il resto e mi permette di avere comunque un bell'aspetto fino alla fine, quindi top. Credo che più là forse farò qualche altro acquistino da questo sito perché mi è piaciuto veramente tanto. Ok, questa recensione finisce qua. Se ti è piaciuta e ti è stata utile, ovviamente ti invito a mettere un pollice in su. Se non vuoi perdere i prossimi video, c'è sempre il tastino dell'iscrizione qui nell'ultima schermata e giù nell'info box. Ti invito ovviamente a cliccarci. Nulla, io ti ringrazio per avermi aperta e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!